Ancora una volta l'istituto di istruzione superiore De Petrinis di Sala Consilina è stato presa di mira dai vandali. Questa volta a farne le spese è stata la serra riscaldata utilizzata dagli studenti dell'istituto professionale per l'agricoltura. I vandali sono entrati in azione nella giornata di ieri approfittando del fatto che la scuola era chiusa ed hanno avuto tutto il tempo per portare a compimento il loro progetto di distruzione. Armati probabilmente di un taglielino, comunque di una lama, hanno tagliato il telone di copertura della serra rendendolo irreparabile. A scoprire l'accaduto è stato il personale dell'istituto questa mattina ed immediatamente la dottoressa Trotta, dirigente della scuola, ha allertato i carabinieri della stazione di Sala Consilina. I militari dell'arma hanno rilevato le impronte lasciate dagli autori dell'atto vandalico e sembra siano stati trovati degli elementi ritenuti utili dai carabinieri per poter individuare gli autori del gesto. Il danno causato ammonta a circa 2.500 euro e l'attività didattica prevista nella serra, come ha spiegato la dirigente scolastica, resterà sospesa a tempo indeterminato poiché la scuola non ha i fondi necessari per poter riparare il danno causato dai vandali. La dottoressa Trotta ha anche lamentato il fatto che quanto è accaduto si sarebbe potuto evitare, visto che lei stessa più volte ha chiesto alla provincia, proprietaria dell'edificio scolastico, di intervenire per far costruire un muro che avrebbe impedito ai vandali di poter avere facile accesso alla zona in cui si trova la serra attraverso un viottolo che parte dalla vicina palestra del liceo classico Cicerone. Non è la prima volta che il De Petrinis viene preso di mira dai teppisti, infatti poco più di due settimane fa era toccato all'ala dell'edificio che ospita l'istituto per geometri. In quella circostanza furono svuotati degli estintori nei corridoi ed in alcune aule, rendendo di fatto impossibile per un giorno lo svolgimento delle lezioni.